Le casse del comune di Pescara sono sempre più vuote, c'è questo problema di bilancio anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale. C'è anche un rimbalzo di responsabilità tra l'attuale giunta e la precedente? Qual è il vostro pensiero? Ma che la narrazione che il sindaco ha tentato di fare in questi giorni è veramente molto falsa perché. Quando il centrosinistra è arrivato nel 2014 a governo della città ha dovuto fare la procedura di cosiddetto predissesso perché le casse erano vuote. Quella procedura ai sensi di legge ha avuto eh, anche il via libera da parte del Ministero. Nel frattempo la normativa è stata impugnata e di conseguenza oggi c'è questa situazione. Il vero punto però è che il sindaco Masci quando si è insediato il 10 giugno del 2019 era già al corrente di questa sentenza e ci chiediamo in questi due anni e mezzo perché non sono state messe in campo tutte quelle misure che avrebbero consentito a Pescara di non arrivare all'ultimo secondo senza un'alternativa. Purtroppo, delle tre città capoluogo, Pescara è l'unica che oggi non ha una soluzione diversa perché, ad esempio, Napoli e Reggio Calabria hanno fatto in questi anni la spola tra il Palazzo di Città e Roma per trovare una soluzione e l'hanno ottenuta una soluzione. Pescara è rimasta ferma. La verità è una, l'amministrazione di Centro-Est sta facendo di tutto per far pesare questa situazione economica creata dal centro-destra spesso sulle, sulla pelle dei cittadini pescaresi. La dimostrazione è quella dell'aumento delle tasse, in questo caso soprattutto di parcheggi auto, non solo nel centro-città ma anche nella periferia, che è una cosa gravissima perché in un momento storico in cui è aumentato tutto, sono aumentati i beni di prima necessità l'energia elettrica, il gas l'amministrazione ha avuto la genialata di tassare anche i cittadini pescaresi che intendono parcheggiare la propria auto, ripeto, non solo nel città ma anche in uh, periferia, pensiamo a Via Certeocia, Via Paolini, Via Falcone Borsellino, uh, Via Spiga, insomma sono tante le realtà che oggi purtroppo soffrono. Prima che si insediasse Carlo Marci, la Corte Costituzionale già si è espressa sulla durata del piano di rientro. Quindi lui ha iniziato a fare il sindaco, già sapendo che doveva fronteggiare questa emergenza. Ora, questa amministrazione non si è occupata di questo problema, non ha risolto questo problema e quindi ci troviamo che dobbiamo vedere la nostra città già spenta da tante. Eh, iniziative che hanno colpito e affondato la vitalità e la società economica, culturale e turistica della città. In più deve vedersi alzati questi costi in modo spropositato della vita quotidiana dei cittadini, che sta peggiorando di giorno in giorno in questa città perché non ha fatto fronte a quello che sapeva benissimo essere una priorità.